Wow ragazzi e bentornati! Oggi parleremo di Razor. Eroe ottenibile tramite il gioco di Battle Breakers, in cui dovrete raggiungere il livello account 20, e per farlo vi do un consiglio, sia che vi piaccia il gioco, sia che non vi piaccia proprio che non potete proprio giocarlo, questo gioco dispone di una modalità automatica, il che vi permetterà appunto di avviare solamente i livelli, voi lascerete il gioco giocare finché raggiungerete il livello 20 e otterrete l'eroe. Perché è inutile dire che questo genere di giochi può piacere come può letteralmente far schifo. Comunque, dopo aver raggiunto il livello 20, Salva il Mondo vi darà come ricompensa questo eroe, Razor, classe ninja. Si presenta con la tempesta di kunai, calcio rotante e fumogeno che conosciamo già abbastanza bene. I suoi vantaggi sono rispettivamente il vantaggio standard, tempesta di kunai, scaglia 12 pugnali di cristallo che cercano i bersagli e infliggono 32 danni base. Mentre per il vantaggio comandante, la stessa identica perk, solamente che il danno è triplicato. Infatti al posto che avere 32 danni base avremo 96 danni base, quindi praticamente triplicato. Questi pugnali di cristallo sono molto molto interessanti anche se applicate in altre build e vi andrò subito a spiegare bene nel dettaglio. Innanzitutto la perk molto bella, possiamo implementarla, lo sapete, sui Rosor Passo, quindi ottenere la tempesta di kunai infinita così per divertimento e aggiungerci in più questi pugnali di cristallo che magari faranno quegli zombie sparsi in giro. Ovviamente in questo video andremo a vederla principalmente utilizzata come primario e questa è la build principale che ho utilizzato, anche se non l'unica per questo video. Comunque pugnali di cristallo, vantaggio totalmente rock, comunque basta scendere un po' di missione, non al 140 magari, visto che i pugnali di cristallo comunque fanno un po' fatica a effettuare tutte queste uccisioni, ma se noi scendiamo di potenza il nostro livello critico lo otteniamo e mentre siamo in alto il 40% di danno in più che ci dà comunque Lynx, perché la metto nella build lo stesso in questo caso, più il totalmente rock, raga, potete fare veramente il devasto. Mentre siete in aria, avete il livello critico alzato, utilizzate qualsiasi tipo di lanciarazzi, arma che volete, eccetera eccetera. Uova e catacombe, la tempesta di kunai rilascia bombe d'uovo, ciascuna delle quali arreca 37 danni base. Questa perk è molto molto utile per il danno d'aria, perché è inutile dirvi che comunque con i pugnali di cristallo sarà molto molto difficile ripristinare la cooldown dell'eroe. Uova e catacombe, ecco, ci penserà lui in sostanza. E poi le due perk che vanno ad attivarmi la mia team perk, ovvero ritmo di battaglia e subwoofer. Per il resto io vi lascio anche guardare il gameplay su di essa, sicuramente la team perk è molto molto interessante. E sapete cosa? Con tutte queste nuove team perk che sono disponibili oggi è sicuramente possibile bussare il suo attacco di più, aumentando i danni dell'abilità in base alla vita, aumentando questo, aumentando l'altro. Insomma, lo sapete, ormai siamo pieni di vantaggi eroi, non sapevamo neanche più dove metterceli. Mentre il consiglio maggiore che volevo darvi per quanto riguarda Lynx, per quanto riguarda il re mitico, se voi andate ad utilizzare Mantide Volante e quindi la vostra team perk vi richiede per forza 3 ninja, beh raga, in sostanza eliminando nemici con tempesta di kunai ridurremo il recupero di tempesta di kunai di 2 secondi. E in più la nostra tempesta di kunai scaglia 12 pugnali di cristallo che cercano i bersagli e infliggono 32 danni base. E in più i pugnali della tempesta di kunai esplodono poco dopo l'impatto, questa poi la sostituite in base al tipo di missione che andate a fare, magari una perk di velocità di movimento, eccetera eccetera. E poi se andate a affrontare il re mitico ovviamente avrete bisogno anche di una bella perk di corazza qua, quindi mi raccomando, prestate bene attenzione ogni volta al tipo di missione che andate a affrontare e valutate bene l'utilizzo di tutte le perk, perché sostanzialmente con questa build cosa possiamo sfruttare? Innanzitutto usare tempesta di kunai permette di fluttuare per 4 secondi, aumenta il danno del 140% durante il volo, quindi noi utilizzeremo la tempesta di kunai che scaglierà questi cristalli che andranno proprio alla ricerca degli zombie. Bene, ma non benissimo raga, anche perché ho visto proprio letteralmente alberi bloccare i pugnali di cristallo e quindi dovrete fare maggiormente attenzione da dove scagliate i cristalli, ecco. In più se gli zombie sono proprio sotto di voi, ho notato che i pugnali di cristallo come se non li rilevano e molte volte comunque è difficile ottenere anche tutte le uccisioni possibili per andare a ricaricare comunque la cooldown del nostro eroe, però è tutto un aiuto. Potrebbe essere interessante, anche se ho notato che è davvero davvero difficile appunto ripristinare la cooldown con i pugnali di cristallo. I pugnali di cristallo, come noterete dal video, quasi sembra che a volte non fanno neanche diminuire la cooldown. Ovviamente ve lo consiglio se dovrete utilizzare Mantide Volante, non che dovete andare a mettervi Mantide Volante per appunto inserire questi ninja. Se voi utilizzate già Mantide Volante e ci mettete un eroe tappabuchi, magari quello che vi ripristina lo scudo e non state neanche più utilizzando un'arma a energia, per esempio, potrebbe essere una valida alternativa.
Comunque noi ridiamo e scherziamo, questa tempesta di kunai, se scagliata tutta intera su un bersaglio singolo, è capace veramente di far davvero davvero male. D'altra parte, quando c'è più di uno zombie è impossibile dirgli alla tempesta di kunai colpisci quel singolo zombie. E d'altra parte, con la tempesta di kunai, una cosa che proprio non mi piace è la nostra vulnerabilità mentre siamo in volo. Infatti, mentre siete in volo, che magari aspettate che avete il boost del 40% o il 150% con Lynx, non sarete invulnerabili né ai taker che vi pushano, né agli occhi belli che vi sparano i laser da sotto, né a cowboy e lanciatori di ossa che occasionalmente vi spareranno e appunto lanceranno le ossa addosso. Ciò è davvero fastidioso appunto in zona alta. In zona finale, qualunque di questo zombie è capace di toglierci veramente tanta vita. Io quindi tuttora aspetto ancora l'eroe che, mentre utilizzo la tempesta di kunai, mi faccia attivare quella che è una bolla di protezione, perché raga, devono farla, assolutamente. Sarebbe una scelta azzeccatissima per Epic Games e una scelta azzeccata da spiegarvi meglio in un prossimo episodio di Salva il Mondo che vorrei. Io, raga, come al solito vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video. Mi raccomando di farmi sapere con un commento voi cosa ne pensate di questo eroe, se l'avete utilizzato con altre build o meno. Ce ne sono una valanga ormai di build in cui è possibile sia implementarla, specialmente utilizzando le nuove perk che aumenta i danni e abilità in base alla nostra percentuale di vita. Però allo stesso tempo, essendo in alto, è vero che siamo molto vulnerabili, quindi andremo a perdere molta vita, anche se spero proprio di non perderla la vita. In sostanza, una volta che perdete la vita, c'è un altro occhio bello che vi spara, potete salutare tutti gli zombie e morire tra di loro. Io vi ringrazio di essere arrivati fino a qui, noi ci vediamo domani. Ehi, ricordati di utilizzare Kino TV nell'item shop di Fortnite e anche Battle Breakers, è totalmente gratuito. Bella bella! I was just a